In questo video volevo continuare dove ci eravamo lasciati 2 settimane fa, quando vi parlavo di Raspberry Pi, parlando di microcontrollori, ma ho voluto fare un cambio per diversi motivi, che poi lo capite dopo in base agli altri video che usciranno sul canale, e oggi parliamo di linguaggi di programmazione. Ovviamente questo argomento è molto complicato, molto tecnico, e cercherò di distillarlo per rendere semplice e comprensibile per tutti. Attenzione! Questo non è un video che parla di come si programma, non è un video sul coding, parla di come in generale si programma e perché esistono molti linguaggi di programmazione. Quindi, per quelli che ne capiscono di programmazione, tengo a precisare che utilizzerò la pronuncia inglese dei linguaggi di programmazione, quindi non mi sentirete dire in questo video C o C++, ma bensì utilizzerò C e C++. E quindi diamoci dentro col video. Come riportato dall'onnipotente Wikipedia, esistono, almeno quelli riportati sulla pagina Wikipedia, qualcosa come 691 linguaggi di programmazione, che si dividono per molte categorie. Ci sono quelli imperativi, ad oggetti, funzionali, multiparadigma, è un casino. E poi ci sono quelli general purpose, che significa che sono quei linguaggi che possono utilizzare per qualunque scopo, oppure esistono quei linguaggi di programmazione che vengono utilizzati per dei scopi specifici. Quindi, anche se comunque molti linguaggi di programmazione che sono stati creati per uno scopo specifico tendono ad evolversi per diventare sempre più possibile general purpose, cioè quindi essere utilizzato per qualunque scopo, ma questo è un'altra storia. Quindi si può vedere ogni linguaggio di programmazione da molte sfaccettature, da molti punti di vista. E quale punto di vista utilizzerò oggi? Per rendere tutto semplice, e ho fatto molta fatica per farlo, guarderemo il punto di vista dell'implementazione, in modo tale che la tassonomia di questo punto di vista è divisa in sole 3 categorie. Abbiamo i linguaggi di programmazione compilati, abbiamo quelli interpretati e poi abbiamo quelli nella terra di mezzo che fanno un misto delle due. E quindi, quali sono le differenze tra queste 3 categorie? Ma ovviamente ci vediamo dopo la sigla! Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo dei linguaggi di programmazione. Ma prima di addentrarci in questa selva oscura, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da rimanere aggiornati per qualunque altro video che porto su questo canale. E inoltre seguitemi su Instagram. E adesso proprio andiamo avanti, perché abbiamo molto di cui parlare, perché questo video durerà uno sbotto. Come per la maggior parte di ogni video che faccio, dobbiamo fare un passo indietro. Voi siete un programmatore e vi trovate questo coso e lo dovete programmare, e questo coso ha un processore. Ora, ogni famiglia di processori ha un suo linguaggio macchina. Questo linguaggio macchina è fatto in modo che il processore possa eseguire delle operazioni, dalle più semplici, tipo delle operazioni matematiche, a quelle più complicate, ovvero saltare da un punto all'altro del programma, prendere o mettere le cose in memoria, prendere i dati dallo stack, insomma, è un macello. Fortunatamente, se così possiamo dire, le famiglie di processori, almeno per i computer che abbiamo noi a disposizione, non sono così tante. Per esempio, una delle famiglie di processori più importanti è quella di Intel, che ha un set di istruzioni ben definito, che ovviamente si è evoluto negli anni. Il set di istruzioni Intel lo si trova paro paro anche nei processori AMD. Il motivo di questa cosa è una storia a sé stante e ne parliamo un'altra volta. Dall'altro lato ci abbiamo anche i processori ARM. Come vi parlavo la settimana scorsa, il Raspberry Pi è un processore ARM che ha un codice macchina paro paro identico a quello dell'M1 di Apple. Anche questo cosino qua ha un processore ARM. Sì, poi esistono altre famiglie di processori, però diciamo non ce ne sono moltissime, per fortuna, se così possiamo dire. Molto spesso, quando esce un nuovo modello di un processore appartenendo a una specifica famiglia, le istruzioni vengono aggiunte e mai, o raramente, quelle vecchie vengono tolte per motivi di compatibilità. Tu, programmatore, vuoi programmare per questo processore. E quindi che dobbiamo fare? Impariamo il linguaggio macchina di questo processore. Non è così semplice. Anzi, è piuttosto complicato. Qua a schermo vedete l'insieme di istruzioni dei processori Intel. Molte di queste istruzioni sono specifiche e bisogna avere una visione d'insieme non solo del processore, ma anche dell'architettura del computer,
sapere come funziona la RAM, i registri, comunicare con le periferiche, insomma, è un dramma. Infatti, quello che state per vedere adesso a schermo è il codice sorgente di MS-DOS, nella fattispecie della versione 2, scritto in Assembly, che è un linguaggio di programmazione in cui ogni istruzione corrisponde a un'istruzione macchina del processore. Mi occorrerebbero mesi per capirne la logica e poi altri mesi per capire come modificarlo per aggiungere le cose che voglio fare io. Dei programmatori hanno detto: questa storia non può andare avanti, cioè programmare direttamente il linguaggio macchina è molto complicato e richiede molta esperienza. Allora sono stati creati quelli che vengono chiamati linguaggi di programmazione, che diciamo, detto in maniera semplice, il linguaggio di programmazione riesce a staccarsi dal linguaggio macchina e parlare un linguaggio che è molto più vicino a noi rispetto che alla macchina. Adesso, io che voglio programmare per il mio processore ARM, prendo il mio linguaggio di programmazione preferito e inizio a programmare. Ma c'è qua un problema, che il processore non lo capisce. Per lui è semplicemente un file di testo scritto da un deficiente e non sa che farsene. E quindi torniamo alla tassonomia di poco fa, perché i linguaggi di programmazione possono essere sia compilati o interpretati. Poi alla terra di mezzo ci pensiamo dopo, appena arriva il momento. Torniamo un secondino a questo coso. Questo è una sorta di Raspberry Pi, ma non è un Raspberry Pi. E come tutti i computer, ha non solo un processore, ma anche delle periferiche, c'ha il Wi-Fi, c'è il Bluetooth, c'ha il USB. E chi gestisce tutto questo? Chi gestisce, diciamo, la parte hardware del mio dispositivo? Quelle lo gestisce il sistema operativo. Quindi io da programmatore prendo il mio dispositivo, gli carico il mio sistema operativo preferito, che per rimanere generici lo chiameremo LifeKOS. Minchia, che nome di fantasia. E una volta che io lo attacco alla corrente, io inizio a programmare con il mio linguaggio di programmazione preferito per fare, che ne so, scaricare video da YouTube, per esempio. Benissimo, lo scrivo con il mio linguaggio di programmazione e lo compilo. Quindi adesso io sto parlando dei linguaggi di programmazione compilati. Ed è fatta, funziona una meraviglia. Ma perché l'ho compilato? Perché non potevo interpretarlo? Beh, diciamo che i primissimi linguaggi di programmazione erano compilati, poi i linguaggi di programmazione interpretati sono usciti dopo, perché i linguaggi di programmazione compilati hanno degli svantaggi che i linguaggi di programmazione interpretati cercavano di risolvere, ma poi anche loro hanno i loro svantaggi. Li vediamo con calma. Ad esempio, prendiamo quello che io definisco il linguaggio di programmazione compilato per eccellenza. Sì, scrivo il mio programma in C, lo compilo ed il gioco è fatto. E il gioco non è così fatto, perché il risultato della compilazione del mio programma scritto in C non può essere utilizzato su un'altra architettura. Cioè, se io lo compilo per questo che è ARM, non potrà mai funzionare sul mio computer desktop che è un Intel. Proprio non ce la può fare. E quindi se io compilo un programma che io scrivo per un processore Intel, questo funzionerà su tutti i processori Intel e anche AMD, visto che tu hai detto che è la stessa architettura? No, perché la compilazione dipende anche dal sistema operativo. E perché mai? Perché il sistema operativo lo dovete vedere come se fosse il capo di un'azienda. I programmi sono i dipendenti e i dipendenti devono accedere alle risorse. E quindi, quando un programma serve una risorsa, la deve andare a chiedere al sistema operativo, perché altrimenti, se non ci fosse un sistema operativo, tu da programmatore, per fare il tuo programmetto per scaricare i video abusivamente da YouTube, devi anche gestirti l'hardware per il Wi-Fi, implementarti tutto lo stack TCP/IP, gestirti la RAM, devi fare tutto tu. E per questo i sistemi operativi esistono, che altrimenti ogni programma che qualcuno farebbe dovrebbe implementarsi tutto quello che serve per gestire la macchina. E questa cosa capite bene che è impensabile. Per il nostro programma per scaricare video da YouTube, succede a un certo punto nel nostro programma una cosa di questo tipo. Mi dai l'accesso a internet? Sì, certo, dimmi con chi ti devi collegare. Sì, mi dovrei mettere in contatto con YouTube. YouTube, certo. Sulla porta 80. Porta 80, ottima scelta. Poi? Protocollo. TCP. Ah, TCP. Ok, l'ho notato. Ti faremo sapere. E tutte queste richieste vengono fatte ogni qualvolta che un programma deve accedere a una risorsa. Se gli serve una grande porzione della memoria RAM, o deve accedere al disco fisso, o deve accedere al Bluetooth, per tutto. E quindi un linguaggio di programmazione compilato non solo dipende dal processore, ma anche dal sistema operativo, perché ogni sistema operativo fa quello che vuole. E quindi, per esempio,
un programma compilato su Windows per un processore Intel non potrà mai girare su Linux anche se è sullo stesso processore. Oppure, quel programma non potrà mai girare su un Windows su un altro processore tipo ARM. Quindi ogni qualvolta che viene compilato un programma deve essere compilato sia per il sistema operativo che per il processore. E quindi, come se ne esce? Molto spesso i programmatori che usano linguaggi di programmazione prettamente compilati e vogliono un programma che sia disponibile per più piattaforme se lo devono compilare per quel processore moltiplicato il numero di sistemi operativi che loro vogliono coprire. E guarda, alcuni lo fanno. Per esempio, quando sono usciti i nuovi Apple con processore M1, gli sviluppatori di applicazioni per Mac hanno dovuto ricompilare, e questo è un processo che ancora sta andando avanti, tutti i loro programmi per il processore ARM per quel sistema operativo. E questo è un bel svantaggio. Però i programmi compilati hanno un vantaggio che non è da poco. Risultano essere molto veloci. Basta andare a guardare qualunque benchmark online di programmi compilati contro programmi interpretati. I programmi compilati sono sempre quelli che hanno i tempi minori. Risultano essere molto veloci. Perché il fatto che vengano compilati per una specifica architettura e per uno specifico sistema operativo vanno dritto al punto. E quindi risultano essere molto efficienti. Ma quali sono i linguaggi di programmazione compilati più famosi? Ci abbiamo C, C++, Fortran, Go, Rust e Pascal. Che Pascal è stato il mio primo linguaggio di programmazione che ho imparato ad utilizzare, di cui adesso, dopo più di 25 anni, non ricordo una sega. Guardiamo il rovescio della medaglia. I linguaggi di programmazione interpretati. Quindi, cosa succede in un linguaggio di programmazione interpretato? Praticamente, quando scriviamo il codice, lo dobbiamo passare all'interprete. L'interprete, quello che fa, è semplicemente quello di leggere riga per riga il tuo codice e di tradurlo in linguaggio macchina, man mano che va avanti. E quindi, funziona in maniera diversa rispetto a un compilatore. Perché? Quando noi compiliamo un programma, noi dobbiamo distribuire solamente il programma. Invece, quando abbiamo un linguaggio interpretato, noi dobbiamo distribuire non solo il codice, ma dobbiamo anche dire agli utenti devi utilizzare questo interprete, o te lo scarichi o glielo devi dare tu. Però qual è il vantaggio? Che non si ha più la necessità di scrivere un programma per una specifica architettura, per uno specifico sistema operativo, perché queste cose ci pensa l'interprete. Tu scrivi il tuo programma per scaricare video su YouTube, per esempio, un linguaggio di programmazione interpretato, e tutti quanti lo possono utilizzare indipendentemente dal computer che hanno, perché gli sviluppatori del linguaggio ci pensano loro a compilare, qui torniamo sempre al discorso di prima, interprete per ogni architettura. Quindi ricapitoliamo quello che abbiamo imparato fino a questo momento. Abbiamo i linguaggi di programmazione compilati e quelli interpretati. Quelli compilati prendono tutto il tuo programma e lo compilano istantaneamente, non proprio istantaneamente, per funzionare su una specifica architettura per uno specifico sistema operativo. E risultano essere molto veloci. Tuttavia, per funzionare in altre architetture bisogna ripetere il processo di compilazione. Invece, i linguaggi di programmazione interpretati vengono, appunto, interpretati riga per riga, e questo viene fatto perché il programmatore non deve preoccuparsi dell'architettura, del sistema operativo che ci sta sotto, perché c'è l'interprete che fa questo al posto nostro. Però quando uno rilascia un programma con linguaggio di programmazione interpretato, deve fare in modo che l'utente deve avere, diciamo, un interprete a portata di mano. E quali sono i linguaggi di programmazione più famosi che sono interpretati? C'abbiamo JavaScript, c'abbiamo Python, c'abbiamo PHP, c'abbiamo Lua, ce ne sono un botto. E come vi dicevo all'inizio, c'è pure una tela di mezzo. Questi linguaggi di programmazione sono pensati per sfruttare il meglio dei due mondi, perché i linguaggi di programmazione compilati hanno i loro vantaggi e svantaggi. I linguaggi di programmazione interpretati hanno i loro vantaggi e svantaggi, e lo svantaggio principale dei linguaggi di programmazione interpretati è proprio quello che, siccome l'interprete esegue riga per riga, sono lentissimi. E se io devo fare un'applicazione che bisogna lavorare in tempo reale, con un linguaggio di programmazione interpretato faccio molta fatica a raggiungere quel tipo di performance. E quindi, come funziona la storia della tela di mezzo? Allora, vediamo per esempio il caso di Java. Io prendo Java come esempio perché è quello più famoso, ma non è solamente il caso di Java. Uno scrive il programma in Java e poi lo compila, proprio fa il processo di compilazione, per una macchina che non esiste. E come facciamo a eseguire un codice per una macchina che non esiste? Perché gli sviluppatori di Java danno a disposizione quella che viene definita la Java Virtual Machine, che alla fin fine non è altro che un interprete
che legge il codice compilato per questa macchina che non esiste, ecco perché viene chiamata Virtual Machine, no, per specie già Virtual Machine, e lo interpreta riga per riga. Perché la si fa questa cosa? Perché il programma scritto in Java non è pensato per un'architettura specifica, non è pensato per Intel o AMD, per Windows o Linux, è pensato per essere eseguito in una macchina che non esiste. Poi, la Java Virtual Machine la si trova in tutte le architetture per ogni sistema operativo. Infatti, nelle prime versioni di Android, le app in Android venivano appunto sviluppate in Java. Infatti, nelle prime versioni di Android ci stava una Java Virtual Machine all'interno, perché le app erano, e sono anche tuttora, se non ricordo male, fatte in Java. Wow! È stata dura. Programmi compilati, programmi interpretati, la tela di mezzo. È stata dura mettere insieme questo video per renderlo quanto più semplice possibile, e io sono sicuro di essere stato comprensibile al 100% per tutti quanti. E quindi fatemi sapere nei commenti se volete degli approfondimenti. Ovviamente non ho potuto parlare di molte cose, non ho parlato di linking, non ho parlato di bytecode, non ho parlato di codice non ho parlato di tante cose. E inoltre fatemi sapere nei commenti qual è il vostro linguaggio di programmazione preferito, ma anche qual è il vostro linguaggio di programmazione più odiato. Per esempio, io ho un linguaggio di programmazione preferito compilato, che è C, un linguaggio di programmazione preferito interpretato, che è Python, e qual è il mio linguaggio di programmazione preferito della tela di mezzo? L'unico che so utilizzare, Java. E il linguaggio di programmazione che detesto di più è C++. Va bene, pinguini, quindi non perdetevi altri video che porto su questo canale, ma fatti specie quello di 2 settimane fa di cui parlavo di Raspberry Pi, e ci vediamo alla prossima. Ciao, Ghilu!